il suo amore per me. Buon pomeriggio a tutti, popolo del Magnificat. È una gioia rincontrarci, una gioia abbracciarci, e una gioia riprendere il cammino insieme con il Signore Gesù, Gesù Maestro. Quest'anno non saremo solo il popolo del Magnificat, quest'anno saremo il popolo della promessa, promessa fatta ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. È una cosa meravigliosa. Il cammino di quest'anno lo faremo col nostro patriarca Abramo, che lui ci prenderà per mano e cammineremo con lui. I passi che ha fatto lui faremo anche noi. E saremo il popolo della fede, il popolo che cammina nella fede. Scopriremo aspetti nuovi del dono della fede. Ah, io non vedo l'ora. Voi? Sì? No, fatemi sentire. Sì! Sì! Fatelo sentire al mondo. Sì! Oh. Un saluto, ma siamo collegati con tutti. Un saluto a tutti i fratelli che sono collegati. Un applauso! Chi mi suggerisce dove siamo? Dappertutto dove siamo. Dov'è la comunità Magnificat che ci sta guardando? Argentina, Romania, non so se siamo a Pakistan, Turchia, dappertutto. Bisogna parlare lentamente. Ah, mi hanno detto di parlare lentamente, perché stanno traducendo naturalmente. Quindi anche le cose che ascolterete ora, anche la catechesi che verrà presentata un po' lentamente. Quindi occhi aperti. Diremo ad Angelo di parlare lentamente, ogni tanto daremo un input, perché nel frattempo i nostri fratelli dovranno tradurre in tempo reale, per cui in tutte le lingue dove siamo verrà esplicitata anche la catechesi. Quindi buon lavoro a tutti, il Signore sia con noi. Vita, perché gli anni non passano mai. Allora, sì, ora in diretta mondiale invochiamo lo Spirito non solo sulle nostre fraternità disperse nel mondo, ma in tutto il mondo, su tutta la faccia della terra. Invochiamo il dono dello Spirito, perché ogni uomo, ogni donna, specialmente dove ancora Gesù Cristo non è conosciuto, noi lo invochiamo perché lo Spirito porti la parola di Dio come una semina che vieni a fecondare la terra. Vieni, o Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, vieni.
Amen. Ci accomodiamo. Abbiamo certezza che i fratelli che sono in collegamento sentano bene? E il morto interrogato non rispose. Abbiamo speranza che i fratelli che sono in collegamento sentano bene? Va bene. Speriamo contro ogni speranza che i fratelli possano ascoltare, non come l'anno scorso che purtroppo ci furono dei problemi. Allora, fratelli, come ha già detto Rita, quest'anno cammineremo insieme ad Abramo. Siamo chiamati, o meglio, abbiamo sentito che il Signore ci chiamava a seguire Gesù, a seguire Gesù attraverso le orme di Abramo. Come Lui siamo chiamati ad entrare dentro l'alleanza, a entrare nell'alleanza. Lui che è stato il primo a fare l'alleanza, ma meglio, Lui che per primo ha ricevuto l'alleanza. Ce ne sono state altre di alleanze, c'è stata l'alleanza con Noè, poi è arrivato Mosè e poi l'ultima, la nuova, eterna alleanza nel sangue di Gesù. E noi siamo chiamati ad entrare dentro questa alleanza, un'alleanza che ci supera, fratelli, e sempre ci supererà, perché l'alleanza è un dono di Dio e non può non superarci, perché noi siamo creature. L'alleanza è qualcosa di grande, perché è un dono di Dio ed è un dono, come tutti i doni di Dio, irrevocabile. Perché è Dio che fa l'alleanza con noi, è Lui che vuole fare alleanza con noi. Non dimentichiamolo mai, fratelli e sorelle. Non dimentichiamo mai che l'alleanza la fa Dio con noi, perché noi non ne avremmo le forze. Ma come ha detto, dice la liturgia di oggi, tutto posso in colui che mi dà forza. Perché c'è una promessa di Dio nell'alleanza. E Dio è fedele e mantiene le sue promesse, così come ha mantenuto la promessa che ha fatto ad Abramo. Come Abramo,
saremo chiamati a vivere le notti della nostra vita, ma non come un'oscurità tenebrosa, ma come andando incontro ad un'alba nuova della fede, un'alba nuova che apre a un giorno nuovo, a un giorno che sarà sempre nuovo. Abramo ha vissuto più notti. Era notte quando è uscito da Ur dei Caldei, era notte quando allontanò il figlio e la schiava, era notte quando si incamminò verso il Monte Moria. Sono le nostre notti della vita, quelle notti che sono assolutamente necessarie per continuare l'esperienza di Dio, perché quel Dio non sia incasellato nei nostri schemi e nei nostri ragionamenti. Chiamati dunque anche ad allontanare, come Abramo, i nostri piani B della nostra vita. Quei piani B che facciamo e che la nostra carne sempre e comunque ci porta a fare, perché siamo così, perché la promessa si fa lontana, si fa difficile, si fa dura, sembra non realizzarsi, ma Dio è fedele. Ma siamo chiamati ad allontanare questi piani B dalla nostra vita, come siamo chiamati, fratelli e sorelle, a mettere in discussione anche la nostra esperienza di Dio. A metterla in discussione in che senso? Non possiamo basarci solo su quello che conosciamo di Lui, quello che abbiamo capito di Dio, quella che è stata solo la nostra esperienza. Siamo chiamati ad una relazione di abbandono totale, come Abramo, chiamati a una relazione di abbandono totale fino al sacrificio di quanto ci è più caro nella nostra vita. Non necessariamente i figli, non necessariamente la famiglia, ma forse quelle cose che dentro di noi sono così care e che spesso non ci fanno entrare pienamente nel dono dell'alleanza. Ma tutto questo, fratelli, non sarà uno sforzo umano, sicuramente sarà una decisione anche umana, ma dietro alla promessa di quel Dio che ti ama, che ci ama, fratelli, ci ama come popolo e ci ama come figli. Una promessa che si realizzerà perché Dio è fedele. Ma non ci entreremo se non sapremo raccogliere una nuova sfida che il Signore ci lancia con questo cammino di quest'anno. Una sfida che rilancia rispetto al cammino dell'anno passato. L'anno passato siamo stati caldamente invitati, esortati, più volte spinti a guardare in alto, anche il tema del convegno era in questa direzione. Quest'anno il Signore va più avanti, fratelli, ci chiede qualcosa in più. Che cosa? Qualcosa di straordinario, fratelli. Non solo, ma meglio dire non più a guardare in alto. Non più a guardare in alto. Non è una bestemmia quella che sto dicendo, ma a guardare dall'alto. Non più a guardare in alto, ma a guardare dall'alto. Ci diceva il Signore, io voglio una comunità che vola e voi continuate a camminare. Ci ha dato un'immagine di un fuoco, di un falò, di un roveto che brucia. E ci diceva, ma voi vi scaldate a questo fuoco? Ovviamente la risposta è sì, ci scaldiamo. Non basta, fratelli. Il Signore non si accontenta che noi ci scaldiamo, ma non è che non si accontenta perché Lui è presuntuoso o chiede troppo. Non si accontenta per noi perché vuole che entriamo dentro quel fuoco.
non vuole più che ci scaldiamo, ma che diventiamo fuoco. Diceva Gesù: sono venuto per portare il fuoco sulla terra e come vorrei che fosse già acceso. Siamo chiamati a diventare fuoco. E voi mi direte: ma entrare nel fuoco mi brucio? Sì, sì, fratello, ti brucerai. Senz'altro ti brucerai. Senz'altro, il fuoco brucia. Non saranno sospese le leggi della fisica, non saranno sospese le leggi naturali. Ti brucerai, ma farai anche l'esperienza straordinaria che quel fuoco non ti consuma. Sarai anche tu quel roveto ardente che brucia e non si consuma. A questo siamo chiamati, fratelli. Non solo a guardare in alto per capire il sogno di Dio, ma a guardare dall'alto per vivere, fratelli, il sogno di Dio. Perché solo chi guarda dall'alto può sognare il sogno di Dio, perché è guardando dall'alto che si possono avere i sentimenti di Cristo, i desideri di Cristo. Guardando dall'alto, in un mondo di tenebra, in un mondo che ovviamente ci spaventa per tutto quello che sta succedendo, il Signore ci dice: guardate dall'alto, volate, perché se non volerete, rimarrete in mezzo all'oscurità del mondo. Abramo ha guardato dall'alto la promessa di Dio. Quella promessa che parlava di una posterità incalcolabile. In te saranno benedette tutte le genti. Conta le stelle se riesci a contarle, la sabbia del mare se sei capace di contarla. Questa è la promessa. E che vedeva Abramo? Vedeva semplicemente un corpo ormai segnato dalla morte e per di più una compagna, una moglie segnata dalla sterilità e anch'essa avanzata nell'età e segnata dalla morte. E che cosa ha visto poi? Un figlio, non una grande popolazione. Non tutte le stirpi della gente, della terra, ma un unico figlio. Ma Abramo ha contemplato dall'alto questa grande posterità che Dio gli aveva promesso e l'ha vista. E l'ha vista. Abramo ha visto i figli di Ismaele, che comunque erano benedetti da Dio. Ha visto i figli di Abramo, i figli di Giacobbe, i suoi figli, li ha visti, benedetti da Dio. Abramo ha visto anche noi, fratelli e sorelle, ha visto anche noi, benedetti da Dio in Cristo Gesù. È solo guardando dall'alto, come Abramo, che possiamo vedere il sogno di Dio, che è una promessa che ha già una radice, un germoglio qui sulla terra, oggi, una promessa che ha un futuro nella terra, domani, ma che ti fa entrare anche nello spazio dell'eternità. È solo guardando dall'alto. Solo se guarderemo come Abramo, se sapremo come Abramo, camminare con lui, insieme a lui, facendo, come diceva Rita, i stessi passi, potremmo arrivare a morire sazi di giorni, perché Abramo è morto sazio di giorni. Impressionante. Morire sazi di giorni significa: ho vissuto. Quello che è successo, ho vissuto. Ho vissuto. Sono pieno, quello che posso ancora avere è solo l'eternità. E questo, fratelli, è il nostro augurio come generali, ma credo che al di là del nostro augurio è il desiderio di Dio
che noi possiamo vivere, scoprire pienamente la sua promessa, oggi e per l'eternità, e poter davvero essere così pieni da dire: posso morire oggi e sono contento perché sono sazio di giorni. Ho vissuto, ho visto realizzarsi già oggi la promessa che Dio mi ha fatto come popolo e mi ha fatto come figlio amato. Come Abramo, ho visto realizzarsi la promessa, ho vissuto e oggi davvero posso dire che la sua promessa, la promessa fatta da Abramo, si realizza oggi in me e per sempre. Amen. Cose tecniche. Allora, la catechesi la farà Angelo, ve la stiamo facendo sospirare. Allora, io, come ho fatto l'anno scorso, a me il compito di parlare dell'assetto con cui si cammina, di quali sono, con che disposizione si cammina. Tre punti veloci, se volete la versione integrale lunga sta su YouTube, quella dell'anno scorso. Quest'anno cerco di essere più sintetica. Prima di tutto, il cammino è uno strumento. Lo dicevamo l'anno scorso, se l'abbiamo sentito. Il cammino è uno strumento e il cammino è uno strumento che non è perfetto. Non sono perfette le catechesi che trovate scritte per gli alleati e gli amici nel libretto del cammino, per i discepoli nei libretti del discepolato, per i novizi nel cammino del noviziato. Non sono perfette. Non è perfetto il modo con cui i catechisti ve lo spezzeranno, vi spezzeranno la parola, Angelo. Non è perfetto neanche Angelo oggi. Non è perfetta la struttura degli incontri. Non sono perfetti i nostri gruppi, le persone con cui facciamo condivisione, con cui camminiamo, con cui facciamo revisione di vita. Il cammino non è perfetto, il cammino è uno strumento. Di perfetto c'è solo Dio che ha in mano questo strumento e che usa questo strumento come uno scalpello, dicevo l'anno scorso, per renderci, scolpirci a sua immagine. Allora la domanda, sempre quella, che non cambia anche quest'anno è: vogliamo stare sotto i colpi dello scalpello dell'artista per diventare figli che gli somigliano, che si fanno modellare anche con fatica e che diventano dei salvati, dicevamo venerdì sera, nella fraternità, nella mia fraternità, dei salvati, ma oggi dei salvati. No, 40 anni fa quando ho fatto il seminario di Vita Nuova. Oggi una salvata, perché mi lascio sotto i colpi dello scalpello dell'artista. E il cammino è questo. Secondo, il cammino si fa insieme. E insieme vuol dire esserci. Vuol dire che ci siamo, che stiamo seduti vicino, che sentiamo che il fratello lo guardiamo negli occhi, che lo ascoltiamo, che ne sentiamo l'odore, il cattivo odore, il profumo, tutto. Che lo guardiamo per capire se sta bene, se sta male, di cosa ha bisogno, per farci vicino gli uni gli altri, ma per fare questo bisogna esserci. Ed esserci quando siamo trasportati dal desiderio di esserci ed esserci quando non siamo trasportati dal desiderio di esserci. La perseveranza è la legge dell'amore. E quando ci siamo, impariamo ad esserci come siamo
e a buttarci in quello che viviamo, non fingendo che siamo qualcos'altro. Se io sono nella gioia, entrerò nella preghiera comunitaria, nella gioia. Se io sono nella sofferenza, entrerò nella preghiera comunitaria con la sofferenza che ho. Non ho bisogno di fingere o di nascondermi. Il mio cammino, i miei momenti, ci sarò comunque e ci sarò così come sono. Impariamo a esserci col corpo, col cuore, con i pensieri, ma nella verità di quello che siamo. Perché se non ci siamo nella verità, scappiamo. E quando sto male non ci andrò. E quando sarò affaticato non ci sarò. Terzo, il cammino si fa con creatività. Tre punti. Il cammino è uno strumento non perfetto, ma è nelle mani di Dio, che è perfetto. E lo usa per scolpirci. Secondo, il cammino si fa insieme, sempre, con perseveranza, nel bene e nel male, così come siamo, deboli, fragili, arrabbiati, più piano. Deboli, fragili, felici, arrabbiati, tristi, si fa come siamo. Terzo, il cammino si fa con creatività, cioè con la creatività dello Spirito Santo, cioè con amore. Perché la creatività, dicevamo già l'anno scorso, è un problema di amore. E guardate, la creatività riguarda quello che è fuori di noi. La creatività riguarda quello che, ricevuto come dono da Dio, noi sentiamo il desiderio di riversarlo fuori di noi, verso il mondo, verso i nostri fratelli, verso chi ha bisogno. Allora lì diventiamo creativi, perché l'amore spinge ad essere creativi, a prenderci cura e a inventare cose per amare gli altri. Quindi non lo standard, la presenza tutte le settimane, il cammino, io ci sono, io faccio tutto quello che devo fare, ma il cuore, la pienezza del cuore, la creatività, l'essere propositivi, il mettersi in ascolto dello Spirito per fare cose nuove, per ascoltare bisogni nuovi, per andare incontro a bisogni nuovi. Questo ci riguarda tutti. Dalla persona che sta facendo o ha fatto il seminario di Vita Nuova, alla persona che fa il cammino di discepolato, alla persona che fa il cammino per l'alleanza, agli alleati, agli amici, ci riguarda tutti, nessuno escluso. Io ho finito questi tre punti, non c'è bisogno dell'applauso. Finalmente, Angelo. Il venerdì dello Spirito, l'ho detto in pratica, non ho detto il venerdì dello Spirito, fratelli, ma quando dico la creatività dello Spirito, dico per gli alleati e gli amici, quel tempo che abbiamo lasciato libero alla cadenza settimanale del cammino, lì c'è tutta la creatività dello Spirito. Io l'ho voluto fare più largo perché so che qui ci sono gli alleati, gli amici, ma ci sono i discepoli, ci sono chi è in cammino per l'alleanza e questa creatività vale per tutti. Una cosa che non vi abbiamo detto è che le quattro tappe di quest'anno saranno su Abramo. Allora l'invito è tutti, prendiamoci un tempo e leggiamoci la Genesi dal capitolo 12 al capitolo 25. Dal capitolo 12 al capitolo 25, prima di iniziare la condivisione, tutto il cammino di quest'anno, leggiamoci tutta la storia di Abramo, perché poi il cammino si capisce molto meglio. Prendiamoci questo tempo. E adesso, Angelo. Invochiamo lo Spirito. Vale?
Sì. Te lo dico.